Se è vero che ogni età della vita ha le sue sfide, è anche vero che il periodo della crescita che più spaventa i genitori è soprattutto uno, l'adolescenza. Un'età in cui gli impulsi istintivi sembrano spesso oscurare i processi razionali. Dove l'abuso di fumo, alcol e sesso non protetto interessa globalmente il 70% dei ragazzi e può trasformarsi facilmente nel dramma di una vita. Solo per gli incidenti stradali. Ogni giorno in Italia perde la vita un ragazzo tra i 15 e i 20 anni. Molti scienziati nel mondo stanno studiando questo fenomeno. Qui siamo ad Austin, all'Università del Texas. Il professor Russell Poldrack è convinto che il comportamento rischioso dei teenager affondi le sue radici nella biologia del cervello umano. Sappiamo che già a 8 anni il cervello raggiunge le dimensioni adulte, ma le diverse regioni maturano invece a velocità diverse. I lobi frontali, ad esempio, che sono responsabili dell'autocontrollo, continuano a maturare fin dopo i 20 anni, mentre i circuiti neurali, legati ai meccanismi di ricompensa, sono già pronti. Nell'adolescenza ci si trova quindi in una fase di sbilanciamento. Il cervello è già sensibile alle ricompense, ma non ha sufficiente controllo. Russell Poldrack e Tom Schoenberg vogliono capire proprio fino a che punto i meccanismi della ricompensa influenzano il cervello dei teenager. Per questo hanno reclutato 45 persone tra gli 8 e i 30 anni per sottoporli a risonanza magnetica funzionale, un esame che consente di studiare il cervello in azione. Laura è una degli adolescenti ingaggiati per lo studio. Prima della risonanza, Tom le insegna come eseguire alcuni semplici test. In questo, ad esempio, Laura deve guadagnare punti gonfiando virtualmente un palloncino. Deve cercare di fermarsi il più possibile vicino al massimo, ma senza farlo scoppiare. Se si supera il limite, si perde tutto. Poi Laura viene sottoposta a risonanza. Grazie a un sistema di specchi nella macchina può svolgere lo stesso test, ma stavolta i ricercatori possono osservare il suo cervello in azione mentre prende decisioni. Ok Laura, adesso iniziamo lo scan. Cerca di stare il più immobile possibile, sentirai un po' di rumore. Benché possano sembrare banali, test come questo mostrano quanto Laura sia disposta a rischiare. Nel tentativo di vincere a tutti i costi, Laura finisce spesso con il prendere rischi eccessivi. Gli atteggiamenti più temerari attivano il sistema della dopamina. Si dice spesso che questa sia l'area del piacere nel cervello, ma non è esattamente così. Quello della dopamina è più che altro il sistema del desiderio. Il cervello impara come ottenere la ricompensa e fa in modo che tu ne voglia sempre di più. Non è un caso che le droghe che danno dipendenza agiscano proprio lì. La dopamina è un neurotrasmettitore rilasciato in molte parti del cervello, ma le aree più sensibili sono quelle dei gangli della base e del nucleo accumbens. Queste aree si attivano in particolare quando c'è una ricompensa in attesa. Ed è lì che Poldrack trova la risposta che cercava. Abbiamo scoperto che l'attività cerebrale scatenata dalle ricompense inaspettate è molto bassa nei bambini, poi esplode durante l'adolescenza e infine ritorna bassa nella vita adulta. In sostanza è solo il cervello dei ragazzi ad essere ipersensibile alle ricompense. Insomma, per il cervello adolescente, più un'attività è a rischio di guai, maggiore è la gratificazione che deriva da un successo inaspettato. Ecco perché i giovani non hanno inibizioni, né hanno paura del dolore fisico che può derivare da un'impresa azzardata.
Pensiamo che questa sia una delle ragioni per cui si comportano così. Questo fenomeno, in cui il cervello è in cerca di ricompense, si verifica proprio quando i lobi frontali dell'autocontrollo non sono ancora maturi. È una combinazione molto pericolosa. Questo non significa che i teenagers non siano in grado di prendere decisioni, ma che questi fattori biologici certamente influiscono in quello che fanno. Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Neuroscience, testimonia un interesse sempre più forte nel comprendere le basi neurologiche del comportamento umano. La speranza è che, conoscendo a fondo come reagisce il cervello dei ragazzi, si possano mettere a punto sistemi educativi più efficaci che li aiutino a superare anche le fasi più difficili della crescita.